Compirà 100 anni nel 2012, ma l'Esta si mantiene intatta la sua popolarità. In Europa quasi 10 milioni di persone hanno provato il brivido del rischio almeno una volta. Chi l'assume sente da subito meno ansia, prova euforia e anche fiducia in se stesso. Effetti non duraturi. La droga viene smaltita nel giro di 3-6 ore. L'estasi ha molti effetti collaterali. Aumenta il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la temperatura corporea. Può generare nausea, paranoia, disidratazione. Di estasi si può morire. D'altra parte, la famiglia della metanfetamine, di cui questa droga fa parte, sono più di 180 e tutte pericolose. Chi la assume non sa mai cosa ingoia e quali saranno le conseguenze. Ciò che non si tiene presente è che il mondo degli adulti ha costruito una società in cui l'uso dell'additivo per le funzioni normali della vita, quasi come fosse un doping della vita quotidiana, è normalmente accettato. E i ragazzi si comportano di conseguenza quando un mercato senza scrupoli cerca loro di proporre droghe. L'estasi costa poco, da 10 a 20 euro una sola pastiglia, 2-3 euro quando se ne acquistano molte. La consuma una fascia d'età che va dai 15 ai 64 anni. Viene prodotta soprattutto in Europa, Olanda e Belgio in testa, ma l'entità dei sequestri dicono che i laboratori sono attivi anche in Nord America e Oceania.